Non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sei in grado di spiegarlo a tua nonna. Così ci ricorda Alberto Lori in questo magnifico libro dedicato alla fisica del XXI secolo. Parlo di fisica del XXI secolo perché va ben oltre alla fisica quantistica che, ricordo, è finita nel 1931 con Paul Dirac. Fisica che ha cambiato la visione del mondo, almeno ad un certo livello, ma che ha ancora molto da dire. Ma non solo, già la fisica relativistica di Albert Einstein ha ancora molto da dirci, perché sebbene sia passato più di un secolo da che ha dimostrato che tutto è energia, si continua a parlare di materia. Giustamente Alberto Lori ci ricorda che tutto è anche informazione. Ma questa visione per energia ed informazione resta ben lontana dalla comprensione profonda. Cosa vuol dire che la mia auto è energia e informazione? Che il mio conto corrente è energia e informazione? Cosa vuol dire osservare il mio corpo, la mia vita come movimenti di energie e informazione? Cambia assolutamente tutto. Paradossalmente è quello che le antiche civiltà hanno sempre fatto. Le medicine come l'antica medicina cinese, che non è la medicina tradizionale cinese creata da Mao, la medicina ayurvedica, parlano di energie e di informazione, mai di materia. Così pure la moderna medicina quantistica parla di energia e informazione e non di materia. Spesso mi chiedono cosa c'entri l'antica spiritualità con la fisica moderna. Come dice Nassim Haramein, che ha sviluppato la Unified Physics, unificando la fisica relativistica di Einstein con quella quantistica di Planck, la spiritualità è null'altro che una fisica che non abbiamo ancora capito. Infatti non ci possono essere due verità, una scientifica e una spirituale, ma possono solo coincidere dicendo le stesse cose con linguaggi diversi. Cosa non nuova, perché per esempio tutti i grandi padri della fisica moderna erano vedantisti e confrontavano i loro risultati con ciò che dicevano i Veda. Se poi qualcuno obietta che l'Accademia insegna diverso, beh, ormai l'Accademia conta poco, quando i fisici stessi, sostenitori del modello standard della fisica, dicono che con il loro modello ritrovi solo il 4% dell'universo. E il restante 96%? Mistero, ovvero materia ed energia oscura. E tutto perché si è negata l'esistenza dell'etere, ovvero del campo quantico, che tutto unisce e da cui tutto si origina. La bellezza dell'era di Internet sta proprio nel fatto che la conoscenza è diffusa e se uno ha curiosità e onestà intellettuale può trovare la strada della vera conoscenza. Ma questo è un percorso totalmente personale perché, come diceva il Buddha, questa è la mia strada, tu trova la tua. E Alberto Lori ci apre tanto la mente e il cuore facendoci capire con la sua impareggiabile capacità comunicativa concetti profondi e a cui va la mia personale stima e gratitudine per la sua opera di decenni di divulgazione, umile quanto rigorosa. A proposito, non so bene la nonna di Einstein che conoscenze avesse. Ho conosciuto nonne molto semplici e altrettante nonne estremamente competenti e preparate. Alberto Lori sa parlare a tutte loro e a tutti noi con uguale accattivante e coinvolgente linguaggio, rendendo la lettura del suo libro un piacere per la nostra mente e la nostra anima.